Ciao a tutti, rieccomi in ballo. Dopo la giornata di ieri un po' faticosa con la Conway, oggi con le gravel mi riposo un po', faccio un po' di scarico e vado a rifreddo. Vado a rifreddo, poi guardo se ho voglia di andare su a vedere com'è la situazione sopra la cappella di San Bernardo al Monbracco. Vedo un po' se ho voglia. E se il tempo me lo consente, per adesso si sta benissimo. Sono qui con la Merida. L'inseparabile Merida e il Po, il Monviso, con un po' di foschia. E adesso sigla! Pedaliamo in mezzo alle campagne, in bassa montagna. Col Monviso all'orizzonte, anche se un po' velato, ci piace lo stesso. Wow! Soliti cani che non mancano mai. Infatti io metto le protezioni. Protezioni per cani. Eccolo al Monbracco, di neve non c'è più niente, sempre col Monviso là di fronte, del fronte bike Monviso. Ed eccomi a rifreddo. Dongole! Dongole! Ha! Ecco il rifreddo, una stradina in pietra che va a rifreddo. E adesso provo a salire un pezzo lassù. Ecco la chiesetta di San Bernardo, se non sbaglio, è quella lassù. Allora, questa volta ho voluto provare la salita da Martignana, però devo dire che è durissima. 16% partendo da Martignana, tutto così, e sale su e continua a salire su. Prima o poi arriverà in cima, certo arriverà presto, però è ben tosta, anche col motore non ce la fa. Allora, qui prosegue sempre dritta con pendenza del 16 e San Bernardo, però non manca tanto, ormai tanto vale andarci. Però ho scoperto una cosa interessante, che qua arriva anche un sentiero che sembra ben battuto e pulito, per cui molto interessante da provare in bici. E adesso forza e coraggio e si spinge ancora. Ed eccomi qua, Case Ghisolfo. Qua si sale dal colletto della Rocchetta. Adesso chiediamo. Ciao. Ciao ciao. Sei salito dalla Rocchetta? Salito di qua. Ah, di qua? Sì, sì. È dura, porca miseria. Questa qua è una delle salite più dure che io conosca. Si sali però a un certo punto la ruota davanti. C'è solo quel pezzo lì, vabbè no, adesso è ancora 1,5 km, è ancora 1,5 km. Perché stavo pensando, forse dalla Rocchetta è più morbida, non sai. Ti conviene, qua è sempre dura, cioè vai dove vuoi. Perché sono già salito, di solito salgo sempre da Revello. Sì. Ed è dura.
In tutti i quali le ho già provate tutte, ma sono tutte dure. Da barge non parliamo. Il monte Bracco è così. Infatti mi sa che il monte Bracco è così. Non c'è una soluzione. Ma dove vai su? Ma vado su, andavo solo a fare un giro esplorativo così. Io di solito uso la grave elettrica per fare giri, per vedere dei percorsi poi da fare o dei trail da puoi fare con la bici da enduro. Ma qua con la grave non vai mica? No, con quella lì si va dappertutto. Ah, quella là? Sì, ho i copertoni, non da mountain bike, ma quasi. Sì, ho fatto mettere gli altri copertoni, perché anch'io ce l'ho la grave. Ma... No, ma la mia è proprio... elettrica? Sì, elettrica. Ma sali di qua? No, perché ha il motore depotenziato. Per essere leggera gli hanno messo soltanto un motore che la metà degli altri dà un aiutino. Diciamo che fino al 16% ti aiuta, dopo non so. Dopo ci vogliono le gambe. Perché poi volevo vedere se il mio scopo del mio viaggio era vedere se dalla cappella di San Bernardo si poteva andare alla trappa. Però la devi portare adesso, ma neanche... Ma perché non c'è una tagliafuoco? Perché so che c'è il sentiero che va verso la croce di... Che quello l'ho fatto a piedi, però c'è roccia. Se non sali qua, ma senza offesa, se non sali qua non sali di là. Ti devi portare la bici per 1,5 km perché è impedalabile. E poi con la grave non la fai, ci vuole per forza un arrampichino. Sì, ma non era per farlo, era solo per vedere com'era. Perché ho visto che c'è un pezzo, sì. Solo che mi diceva, è vietato, che un pezzo che unisce con la tagliafuoco. Sì, però allora, io ti sconsiglio di andare lì, perché se non ce la fai qua, non ce la fai di là. Ah beh, sì. L'altro lì c'è una bella... Sì, ma il discorso del pedalabile è relativo, l'importante è che si riesca a passare. Ma lì da Revento... Facendo portage. Ma non è... Ma perché io quella che dico io non è quella lì che ci sono, che va nelle rocce. Ce ne dovrebbe essere una leggermente sopra, che però c'è scritto, su Komoot c'è scritto vietato, c'è un pezzo di 500 metri che c'è scritto vietato andare con la bici. Perché non ce la fai? Perché ci sono tutte queste rocce. No, ma non è la roccia. Secondo me è qualche cosa di privato, non sai. Perché non è il sentiero classico. Allora sarà quella strada che ti dico io. E più in qua. E in brocca ci sono questi 500 metri via, che vanno. Vanno a beccare la tagliafuoco, però. Sì, però nessuno ti dice un cazzo. Io sono 500 metri. Una volta che sei a cavallo. Perché a un certo punto c'è un frutteto sulla tua destra e la montagna sulla tua sinistra. Infatti da asfaltare e lì c'è una casa privata che vai su. Infatti c'è qualcosa, infatti scendi dalla bici, c'è qualcosa di privato. C'è infatti. Sempre un vecchio, però non ti dice niente, il cane è e lì prende su così, ma attraversi, poi c'è subito la strada nei castagneti e poi becchi quello lì, lo so, sì. Però ti conviene farlo se ascolti me da invio. Nuova si chiama. Ah sì, così proseguo sempre lì, sì. Quella lì è pedalabile, ma se no le altre... Sì, hai ragione, c'è un pezzo che sarà quello. Verso Meira da Gaia. Infatti ho detto vado a fare un salto a vedere com'è la situazione sul posto, perché io c'ero passato a piedi, ma ero passato sul sentiero, che poi va nelle rocce. È ancora un bel pezzo da qua. Da qua c'è 1,5 km che c'è la terra in faccia sempre. Poi se l'hai già fatta scendere, sai come... Se qua è dura. Salgo malapena io qua. Ma io più delle volte vado a spinta, non è che me ne frega. Non ce la fai, non è che... Andiamo a vedere sto sentiero.